Il terzo webinar conclusivo sui tre comparti in cui abbiamo suddiviso gli 800 milioni stanziati per il PNRR per la logistica, 500 milioni come sapete erano per le imprese, 150 milioni per la logistica mercatale e 150 milioni per la logistica portuale. Le PEC per presentazione della domanda possono essere trasmesse fino al 25 di novembre, quindi c'è ancora parecchio tempo, però è importante, ringrazio Invitalia per questo motivo, che dà l'opportunità di dare una serie di spiegazioni, una serie di criteri, suggerimenti, indicazioni per il miglior modo per accedere alla misura. Lascio la parola a Invitalia, non so chi gestisce per Invitalia, saluto il dottor Casalino, che vedo collegato, non è presente per un problema di salute, il dottor Carmine Genovese, che è il dirigente responsabile per l'attuazione della misura. E comunque, auguro buon lavoro a tutti e iniziamo con i lavori che siamo già leggermente in ritardo. Prego. Foro Immune, lavoro presso l'area grandi investimenti e sviluppo di imprese di Invitalia, che poi è la struttura che si occuperà, anzi, che sta occupando di ricevere le domande, poi che svolgerà la fase di istruttoria relativamente a questa misura. L'incentivo è regolato dal DM del 30 agosto 2022 e dall'avviso pubblico del 21 di ottobre. Come sapete, lo sportello è stato aperto il 31 del mese di ottobre, chiuderà il 25 di novembre alle ore 12. La misura è prevista nell'ambito del PNRR misura 2 C1 e ha una dotazione di 150 milioni di euro, il 40% dei quali è destinato ai progetti nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La finalità di questa misura è quella di riqualificare e ammodernare la capacità logistica dei porti in riferimento al settore agroalimentare, la pesca, l'acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo. I programmi dovranno essere completati in linea con quelle che sono le previsioni del PNRR entro 24 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione e comunque non oltre il 30 giugno 2026, questo qualora siano previste eventuali proroghe. Ci sono dei requisiti formali e non per quel che riguarda l'ammissibilità delle domande, quindi prima ancora della valutazione diciamo, di merito, verranno fatte una serie di verifiche perché i programmi devono innanzitutto uniformarsi al principio cosiddetto DNSH, cioè devono dimostrare di non poter arrecare danni significativi rispetto a quelli che sono gli obiettivi ambientali, questo ai sensi sia del regolamento 852 dell'Unione Europea del 2020, sia poi delle indicazioni contenute nella circolare del MEF, la numero 32 del 30 dicembre 2021. Questi progetti inoltre dovranno assicurare il raggiungimento di almeno uno dei due obiettivi previsti dal PNRR relativi sia al contributo all'obiettivo climatico sia a quello oppure a quello digitale. Quindi ci sarà una quota parte di spese di tali programmi che dovranno essere necessariamente essere finalizzati al raggiungimento di almeno uno di questi due obiettivi. Infine, queste attività finanziabili non dovranno essere chiaramente dovranno conformarsi a quelle che sono le normative ambientali sia nazionali che europee e non dovranno riguardare interventi relativi a strutture o manufatti connessi ad una serie di attività non ammissibili, quelli che riguardano quindi i combustibili fossili e quelli che riguardano il sistema di scambio
ETS, attività che riguardino discariche di rifiuti, inceneritori, impianti di trattamento meccanico-biologico di rifiuti o attività, diciamo, nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine di rifiuti potrebbe causare danni all'ambiente. Queste sono, diciamo, delle precondizioni che poi Vitali andrà a valutare nell'ambito, diciamo, dell'analisi di ammissibilità delle domande. L'incentivo si rivolge chiaramente alle autorità di sistema portuale e riguarda investimenti che possono diciamo, spaziare da un minimo di 5 fino a un massimo di 20 milioni di euro. La sovvenzione concedibile non può eccedere invece i 10 milioni, i 10 milioni di euro. Le iniziative possono, diciamo, rientrare in tre tipologie, diciamo, di investimenti. Quelli, diciamo, a carattere prettamente pubblico, cioè le iniziative che fanno riferimento al capo 2 del decreto, quelle relative invece alle infrastrutture locali e legate ad obiettivi di logistica agroalimentare in ambito portuale, che fanno invece il capo fanno riferimento al capo 3 del decreto ministeriale, quindi tutto ciò che riguarda sostanzialmente la capacità logistica di aree portuali in funzione di nuove realizzazioni, ammodernamenti, riqualificazioni di strutture, efficientamenti e così via. E quelle relative invece al capo quarto, che invece riguardano le infrastrutture portuali vere e proprie, o quelle di accesso ai porti, e riguardano attività di costruzione, sostituzione, ammodernamento o anche attività di dragaggio. Dicevamo che la sovvenzione diretta concedibile, quindi a fondo perduto, può arrivare per ciascuna iniziativa fino a 10 milioni. Per quanto riguarda le iniziative del capo 2, quindi iniziative legate a uno specifico attività di interesse pubblico, copre sempre il 100% dei costi ammissibili. Mentre quelle relative al capo 3 e al capo 4 diciamo così, possono riguardare fino al 100% dei costi ammissibili, che però vengono definite come una come dire, differenza tra tali costi e il risultato operativo dell'investimento, il cosiddetto funding gap, che poi andremo a vedere nello specifico. Per le sole iniziative invece del capo 4, in caso di agevolazioni, quindi non superiore a 5 milioni, diciamo, il soggetto proponente, quindi l'autorità portuale, può, in alternativa al sistema del funding gap, può richiedere un'intensità di aiuto pari all'80% dei costi ammissibili. I progetti devono comunque riguardare una di queste, come dire, cinque linee di attività, quindi la realizzazione, la rifunzionalizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione o anche la digitalizzazione di aree, spazi e immobili connessi ad attività e a processi logistici delle aree portuali, l'efficientamento e il miglioramento delle capacità commerciali e logistiche dei porti attraverso interventi volte a potenziamento delle infrastrutture per il trasporto alimentare, anche al fine di ridurre i costi ambientali e le emissioni nel trasporto di materie prime, semilavorate e merci tra centri produttivi, centri logistici e mercati, il miglioramento dell'accessibilità ai servizi hub e il rafforzamento della sicurezza delle infrastrutture portuali, anche mediante l'utilizzo di tecnologie innovative a zero emissioni.
Il rafforzamento dei controlli merceologici volti a preservare la differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità e caratteristiche produttive, anche al fine di ridurre gli sprechi alimentari. Infine, la riduzione degli impatti ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica, incremento del livello di tutela ambientale. Questi sono quindi i cinque filoni di attività nell'ambito dei quali poi possono essere presentate le domande relativamente al capo 2, capo 3 o capo 4 del decreto. Cosa è finanziabile? Allora, il decreto non specifica in maniera diretta le attività finanziabili. Voi potete trovare o quantomeno i singoli cespiti finanziabili. Potete trovare all'interno della proposta progettuale, che è uno dei documenti che sono caricati sul sito e che poi andranno compilati e allegati assieme alla domanda, potete trovare, dicevo, l'elenco, diciamo così, delle voci di spesa, anche molto molto dettagliate. Qui li abbiamo riassunti in alcune macrovoci che attengono sostanzialmente alla progettazione e studi, al suolo e sue eventuali sistemazioni, a tutto ciò che è connesso a opere murarie e assimilate, dove per opere murarie si intende anche la realizzazione di nuovi manufatti, ciò che riguarda macchinari, impianti, attrezzature, nuove di fabbrica, software, immobilizzazioni materiali di vario genere, comunque altre attività comunque da, come dire, rispetto alle quali va dimostrata, diciamo così, la correlazione, la funzionalità con la realizzazione degli obiettivi di progetto. Le spese sono chiaramente ammissibili qualora sostenute successivamente alla presentazione della domanda. Anzi, diciamo, una domanda per cui l'investimento sia stato già avviato, di fatto può essere considerata non ammissibile in toto, e per cui attenzione a far partire gli investimenti dopo la presentazione della domanda. Ci sono alcuni casi di spese relative alle attività preliminari, quindi tutto ciò che riguarda un po' la progettazione, gli studi di fattibilità, che invece possono essere sostenute anche prima della presentazione della domanda, e possono essere anche agevolate qualora siano state realizzate nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda. Il decreto invece evidenzia quelle che sono le spese non ammissibili. E qui, per quel che riguarda il capo 3, vengono considerate non ammissibili quelle attività che non sono connesse al trasporto, tra cui impianti di produzione industriali che operano in porto, uffici, negozi e le spese per le sovrastrutture portuali. Invece, per quel che riguarda il capo 3 e anche il capo 4, non sono mai agevolabili i servizi di consulenza quando questi, diciamo, non riguardino l'attività progettuale, ma riguardano attività continuativa, quindi tutte le spese di carattere di consulenza fiscale, legale, pubblicità, eccetera. Queste non sono finanziabili. Non sono finanziabili l'acquisto di beni usati o leasing, lavori in economia, pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA, prestazioni e spese relative a prestazioni gestionali, quindi tutto ciò che oneri di gestione, costi vivi relativi all'attività classica, diciamo, caratteristica, non sono agevolabili. Così come non sono agevolabili prestazioni fatturate da soggetti che rispetto al soggetto proponente siano in situazione di controllo, collegamento, comunque abbiano in comune soci, amministratori, procuratori con poteri di rappresentanza. Non sono ammissibili spese
relative a singoli importi sotto di valore inferiore a 500 euro, non sono ammissibili le commesse interne, e tutto ciò che riguarda pagamenti effettuati in maniera cumulativa, non tracciabili, quindi contante, ad esempio, o effettuati in compensazione, non è ammissibile l'IVA, tranne quei casi in cui non sia recuperabile. Abbiamo detto che abbiamo parlato di quelli che sono i costi agevolabili e diciamo, la percentuale di ammissibilità di questi costi. Per quanto riguarda il capo 2, si arriva sempre al 100% dei casi, invece per quel che riguarda gli investimenti relativi al capo 3 e al capo 4, poiché si tratta di aiuti di Stato, interviene il meccanismo del cosiddetto funding gap, cioè il costo agevolabile va calcolato in funzione di quello che è il reddito operativo generato dall'investimento. Per fare questo calcolo voi troverete nell'ambito della documentazione messa a vostra disposizione sul sito di Invitalia un apposito foglio di calcolo che serve sostanzialmente a evidenziare quelle che sono le spese ritenute ammissibili, quelli che sono poi i costi operativi generati dal progetto e i ricavi incrementali. Facendo questa differenza si va ad ottenere quello che è, diciamo, il risultato operativo attualizzato e quindi calcolare l'importo dell'aiuto. Vediamo brevemente, insomma, come effettuare questo calcolo. Evidenzio tuttavia che diciamo, nell'ambito della documentazione voi troverete proprio delle apposite, una piccola guida proprio relativamente a questa operazione. Cioè, la prima cosa da fare è calcolare il numero di anni in cui è prevista l'operazione. Abbiamo visto che l'autorità portuale ha a disposizione fino a 24 mesi per realizzare l'investimento, salvo eventuali proroghe. Qualora l'investimento sia inferiore a 12 mesi, bisogna indicare in questo file Excel quindi un unico anno nel quale svolgere i lavori. Qualora invece si arrivi e si superano 12 mesi, bisogna indicare 2 e 2 anni. La seconda cosa da fare è verificare quelli che sono diciamo, il numero di anni di vita relativi all'investimento. Questo si può fare considerando quelli che sono i beni da acquistare, diciamo, quello che bisogna realizzare, quindi a seconda che diciamo, la vita utile di questo investimento sia di 5, 10, 20 o addirittura 30 anni, ecco, questo calcolo va effettuato in funzione di questo periodo che appunto andrà indicato qui nella terza riga. E in funzione della durata, diciamo della vita utile dell'investimento, per ciascun anno di durata andranno indicati i costi operativi di esercizio del progetto, quindi tutti quei costi che si presume che l'investimento possa generare, quantificati anche sulla base di quella che poi è l'esperienza pregressa e dai dati diciamo, storici un po' che ha il beneficiario e che normalmente diciamo devono essere inseriti a partire dall'anno in cui l'investimento entra in funzione. Quindi se l'investimento entra in funzione
subito, già dal primo anno, dal primo anno, viceversa dal secondo, eventualmente dal terzo, qualora servano 2 anni completi per questa entrata in funzione dell'investimento. Oltre ai costi, vanno poi calcolati quelli che sono gli eventuali ricavi incrementali generati dall'investimento. Quindi il principio è lo stesso. Qualora diciamo, sia un'operazione diciamo, piuttosto sia difficile arrivare a quantificare questi ricavi, anche questi costi, si può utilizzare una metodologia cosiddetta pro quota, cioè si va a rapportare il valore, si va a calcolare sostanzialmente una percentuale che è data dal rapporto tra i costi ammissibili dell'intervento di riqualificazione e efficientamento a quello che è il costo del mercato dell'infrastruttura esistente al momento della presentazione del progetto. Questo rapporto viene come dire, applicato sia rispetto ai ricavi sia rispetto ai costi. Questi valori attualizzati anno per anno genereranno poi quello che è l'importo dell'aiuto. Quindi sostanzialmente si calcola l'investimento ammissibile in 1 o 2 anni, lo si attualizza. Si fa la somma dei costi, diciamo così, chiamiamoli di esercizio relativi sempre generati dall'investimento attualizzati, i ricavi generati dall'investimento attualizzati e la differenza tra il totale dei ricavi e il totale dei costi genererà questo risultato operativo e poi andrà a evidenziare, insomma, quello che è il deficit di finanziamento rispetto all'investimento ammissibile. Quindi, e quindi di fatto verrà calcolato l'importo dell'aiuto. Quando l'importo dell'aiuto è superiore a 10 milioni di euro, voi vedrete che questa casella, diciamo, e comunque verrà visualizzato l'importo massimo concedibile, che è appunto quello di 10 milioni di euro. Quindi comunque questa è una soglia che non è superabile. Come viene presentata la domanda? Nel caso di questa misura non c'è una piattaforma dedicata, sostanzialmente si invia una PEC con la domanda, chiaramente firmata digitalmente dal soggetto che ne ha i poteri e tutti i relativi allegati, e va inviata all'indirizzo di posta elettronica logisticaporti@postacert.invitalia.it. È importante presentare, come previsto poi dal decreto, che ciascuna autorità portuale può presentare al massimo 2 domande e ciascuna domanda deve riferirsi quindi ad un solo progetto tra quelle che sono le tipologie disciplinate dai capi 2, 3 o 4 del DM. Cosa va allegata alla domanda? Voi troverete chiaramente sul sito tutta la documentazione da allegare. Diciamo, sostanzialmente, oltre ai dati identificativi dell'autorità del sistema portuale, vanno compilate le dichiarazioni relative agli obblighi e agli impegni connessi al PNRR, alla normativa nazionale, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti, la proposta progettuale, quindi tutte le informazioni relative al progetto di investimento con
riferimento particolare a quelle che sono le informazioni necessarie per consentire poi la verifica del superamento degli obiettivi connessi ai due tag ambientale digitale, e poi anche gli schemi di calcolo che abbiamo visto testare relativi ai capi 3 e 4, quindi insomma il calcolo del funding gap. Vediamo ora quella che è un po' la procedura prevista e quelli che sono i tempi di attraversamento di tale quindi le varie fasi istruttorie. Quindi lo sportello è stato aperto il 31 ottobre, dal momento della presentazione della domanda si può avviare il progetto, quindi possono iniziare si può iniziare a sostenere gli investimenti. Alle ore 12 del 25 novembre verrà chiuso lo sportello e a quel punto inizierà la fase di valutazione. Fase di valutazione che sostanzialmente è divisa in tre fasi. Una prima fase di verifica dei requisiti, no? Quello che abbiamo anticipato nelle prime slide. Quindi Invitalia verifica che innanzitutto che la documentazione sia completa, che l'attività non riguardi i settori esclusi, che ci sia l'impegno a al rispetto del principio del DNSH e che soprattutto siano state indicate quota parte delle spese, e queste spese siano effettivamente destinate al raggiungimento dei due obiettivi relativi al tag digitale o al tag ambientale. In questa fase, qualora si ravvedano dei motivi di non ammissibilità, viene inviata all'autorità portuale una comunicazione in cui sostanzialmente vengono evidenziate le motivazioni per cui il progetto non può essere ammissibile, e pertanto il soggetto proponente avrà 10 giorni per rispondere e far valere eventuali controdeduzioni. Questa valutate anche queste controdeduzioni, si arriverà poi alla decisione se proporre questo se, proporre l'investimento per la graduatoria oppure no. Effettuata questa fase quindi di verifica formale, tutti i progetti che superano questo primo step vanno a formare la graduatoria. La graduatoria è formata da parte di un'apposita commissione, quindi nominata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che vedrà oltre ai membri del Ministero anche alcuni esponenti del Ministero delle Infrastrutture. Questa commissione si occuperà di verificare l'idoneità, di formalizzare sostanzialmente l'idoneità delle domande e formerà, si occuperà di formare la graduatoria in base ai criteri relativi agli obiettivi digitali e agli obiettivi ambientali. Adesso vedremo come questi valori vengono in qualche modo verificati. Una volta approvata la graduatoria da parte del MIPAF, la stessa verrà pubblicata sul sito del Ministero
e anche sul sito di Invitalia entro il 31 dicembre di quest'anno. Quindi questo è uno delle milestone previste, diciamo, dal PNRR, quindi come obiettivo c'è, cioè, quello di concludere questa prima fase di valutazione entro il 31 dicembre. Successivamente verrà svolta l'attività, diciamo così, più di valutazione tecnico-finanziaria, quindi più di merito rispetto agli interventi, gli interventi proposti. Dicevamo della formulazione della prima graduatoria, che poi è quella che serve sostanzialmente a mettere in fila i progetti, poi da valutare nella fase successiva. Ecco, questa sostanzialmente viene fatta valutando quello che viene indicato nella proposta progettuale, in particolare nella sezione B3, dove bisogna fornire diciamo così, degli elementi qualitativi e quantitativi per determinare diciamo così, il valore sostanzialmente delle spese che concorrono a soddisfare uno dei due criteri di accesso. E quindi bisognerà sostanzialmente verificare che il contributo all'obiettivo climatico o digitale venga effettivamente sostenuto da questa iniziativa, e per cui poi verranno dati dei punteggi in funzione di queste voci di spesa indicate, e questi punteggi andranno a formare la graduatoria di cui abbiamo detto. La fase successiva, quindi quella di merito, invece sarà svolta direttamente da Invitalia e verrà sostanzialmente, terrà tendenzialmente conto di quella che è la sostenibilità finanziaria del progetto, in particolar modo con riferimento a quella che è la capacità poi di sostenere quella quota parte di spesa eventualmente non coperta dal contributo pubblico, la cantierabilità del progetto, quindi la possibilità che il progetto innanzitutto sulla base di quelle che sono le prescrizioni autorizzative necessarie, eccetera, possa essere realizzato entro i termini compatibili con le esigenze di rendicontazione dell'iniziativa come previste dal PNRR, e poi infine la pertinenza, la coerenza insomma, delle spese relativamente agli obiettivi di progetto. E anche qui, diciamo, una volta ammesso il progetto alle agevolazioni, l'autorità, il beneficiario, avrà, come dire, riceverà un'apposita delibera di ammissione e avrà 15 giorni di tempo per controfirmare, quindi accettare quelli che sono le condizioni previste in delibera. Qualora la domanda venga valutata negativamente, si attiva nuovamente la fase cosiddetta dei motivi ostativi, quindi l'autorità portuale sarà destinataria di una comunicazione di cosiddetti motivi ostativi all'ammissione della domanda, a cui potrà rispondere nell'arco dei successivi 10 giorni, quindi eventualmente determinare anche una rivisitazione della decisione da parte della struttura deliberata. Per quel che riguarda le domande ammesse, si apre a quel punto la fase attuativa. Ricordiamo che ci sono 2 anni di tempo, 24 mesi di tempo dalla data di
ammissione alle agevolazioni, quindi non di accettazione della proposta, ma di ammissione alle agevolazioni. In questo periodo sarà possibile presentare attraverso il meccanismo dei SAL a rimborso quelle che sono le spese inerenti al progetto sostenute. Prima ancora della presentazione dei SAL, ciascun soggetto beneficiario potrà anche richiedere un'anticipazione delle spese nella misura del 30% dei costi e delle agevolazioni concesse. Queste vanno richieste entro 120 giorni dalla data di concessione dell'agevolazione e deve essere comunque vincolata all'avvenuto avvio delle procedure di affidamento, di indizione delle gare relative agli interventi da svolgere. In sede di primo SAL, inoltre, andrà presentata quella che è la documentazione relativa alla materia edilizia, perché questo, diciamo, è elemento diciamo, piuttosto delicato, per cui la mancanza della documentazione relativa ai permessi edilizi alla data di invio del primo SAL, quindi fa di fatto comporta poi la revoca delle agevolazioni. Ciascun SAL può essere deve essere non inferiore al 20% delle spese ammesse, salvo l'ultimo che è un SAL a saldo e quindi non ha questo limite. Ciascun SAL chiaramente dovrà contenere, oltre alle fatture, anche le fatture di spesa, anche le quietanze, quindi relative al pagamento di tali spese. Per ogni SAL presentato è prevista una ritenuta del 10% delle agevolazioni, che poi verranno rilasciate in fase di collaudo. Io vi ricordo a questo punto l'indirizzo di posta elettronica certificata, quindi a cui inviare la domanda, la proposta progettuale, tutti gli allegati previsti, che è logisticaporti@postacert.invitalia.it. E vi ricordo anche che il termine ultimo per presentare le domande scade alle ore 12 del 25 di novembre.